In salute, a cura di Maria Laura Veneziano. La cistite è un'infezione urinaria che colpisce prevalentemente le donne. Sintomi tipici della cistite sono bruciore e dolore durante la menzione, che si manifestano spesso insieme ad un impellente bisogno di urinare. Ne parliamo con il professor Rocco Damiano, ordinario di urologia presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro, responsabile della comunicazione della Società Italiana di Urologia. Cos'è la cistite? Quali sono i sintomi? La cistite è un'infiammazione provocata da un'infezione che colpisce le vie urinarie. Per poter parlare di cistite abbiamo necessità che siano presenti i batteri nelle urine, oltre che a sintomi. Questi sintomi sono prevalentemente irritativi, sintomi a carico della vescica e frequentemente causata da batteri, ma anche farmaci e radioterapia possono causarne la comparsa. Ecco, lei ci ha già risposto, le chiedo infatti quali sono le cause, ma se esistono dei fattori che in qualche modo predispongono. Esistono dei fattori che predispongono alla cistite. Dobbiamo partire dall'idea che quando si sviluppa una cistite vi è una rottura di un equilibrio che si crea tra le difese dell'ospite, i nostri meccanismi di difesa, e l'aggressività dei batteri. Dobbiamo considerare che le cistiti sono nell'età fra 12 e 50 anni più frequenti spiacevolmente nel sesso femminile e dopo i 50 anni si manifestano per lo più in entrambi i sessi. Esistono delle situazioni fisiologiche favorenti, quali la gravidanza, attività sessuale, l'uso di contraccettivi, ma anche situazioni patologiche che possono favorire la comparsa di una cistite, come il diabete, la calcolosi o tutte le condizioni che portano a una difficoltà a svuotare la vescica. Nella maggior parte dei casi sono dei batteri che alberghiamo nel nostro corpo, le Escherichia coli, che in una situazione di ridotte difese immunitarie possono prevalere e favorire la comparsa di infezioni delle vie urinarie. Riconoscendo dei segnali, possiamo prevenire la cistite in qualche modo? I principali segnali che ci possono far presagire la comparsa di una cistite sono i disturbi urinari di tipo irritativo, quindi un'elevata frequenza menstruale diurna e notturna, l'urgenza di andare in bagno, fino addirittura a perdere urine. Possiamo provare un dolore, un bruciore alla menzione, talvolta possiamo anche evidenziare del sangue nelle urine o la sensazione di non riuscire a vuotare la vescica. Come possiamo prevenire la comparsa di queste condizioni? Bevendo molto, regolarizzando l'intestino, e ci aiuta anche a prevenire la cistite. È importante anche norme igieniche che vanno intensificate dopo i rapporti sessuali e durante il ciclo mestruale. Un'alimentazione ricca di fibre e uno stile di vita sano aiutano molto a prevenire la cistite ed evitare quelle sostanze che possono essere irritanti per la vescica: birra, le spezie e la cioccolata. Attenuare questi sintomi che, come abbiamo detto, sono anche molto fastidiosi. Possiamo fare bere continuativamente molta acqua, o almeno un litro e mezzo di acqua oligo minerale. Pensare che si fa esattamente il contrario. Perfetto, perché ho fastidio, cerco di bere di meno, esatto. Così vado meno frequentemente. Passiamo alla cura, una cura che possiamo gestire in autonomia? La terapia deve essere gestita agendo con una terapia antibiotica mirata, che viene fatta sempre sulla base di un antibiogramma, quindi un esame delle urine con un'inocoltura e antibiogramma, e poi verificare se esistono delle condizioni che possono complicare l'infezione urinaria stessa, quindi esistono delle patologie sottostanti che mantengono l'infezione delle vie urinarie. È possibile utilizzare una terapia antibiotica sempre sull'indicazione dell'antibiogramma. Oltre a questo dobbiamo coadiuvare con uno stile di vita sano, abbiamo detto fermenti lattici, fibre, sicuramente aiutano. Ed ora il nostro vero falso sulla cistite: qualsiasi antidolorifico è adatto per la cistite, vero o falso? Falso, sono gli antidolorifici specifici come l'ibuprofene, il ketoprofene, che hanno una migliore indicazione per il trattamento dei disturbi urinari. Alcuni alimenti favoriscono l'insorgere della cistite, vero o falso? Vero, birra perché contiene il luppolo e le spezie contengono capsaicina, la cioccolata che contiene istamina favoriscono la comparsa di un'infezione delle vie urinarie. La cistite è l'anticamera della candida, vero o falso? Vero. E questo accade quando facciamo una terapia antibiotica non sulla base dell'antibiogramma. L'effettuazione di una terapia antibiotica protratta favorisce la comparsa di una candidosi. Si presenta difficilmente dopo la menopausa, vero o falso? È falso, si presenta facilmente dopo la menopausa perché con la menopausa viene meno una serie di vantaggi, i livelli ormonali di estrogeni favoriscono e le mucose risultano essere meno umettate, minore produzione di IgA secretorie e quindi più facilmente la possibilità di contaminare le vie urinarie. Professor Rocco Damiano, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Avete ascoltato In Salute.